Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare le polpette di ricotta. Vediamo sempre gli ingredienti: 300 g di ricotta, 90 g di pane grattugiato, 120 g di formaggio mozzarella per pizza, sale, pepe e un uovo. Andiamo alla preparazione. Iniziamo con prendere la ricotta, mettiamo l'uovo. Prendiamo mozzarella, un po' di sale, un po' di pepe. Andiamo a mescolare. Dopo che l'abbiamo ben mescolato, andiamo a mettere il pane grattugiato. Mettiamo prima un po', mescoliamo, mettiamo quell'altro dopo. Ecco che il pane grattugiato si è mescolato, adesso andiamo a fare le nostre polpette. Andiamo a prendere un po' di impasto. Tondo, facciamo un attimino. Mettiamo nel pane grattugiato. Ecco le nostre polpette pronte, adesso andiamo a fornarli per friggerle. Prendiamo una padella e mettiamo l'olio per friggere. Facciamo scaldare. Per vedere se è pronto l'olio, mettiamo scadenti. Se fa le bolle vuol dire che è pronto. Adesso è pronto che sta facendo le bolle.
andiamo a mettere le nostre polpette. Le mettiamo poco alla volta, meno l'olio non diventa freddo. Ecco che le nostre polpette sono pronte, andiamo a mascolarle. Mettiamo delle altre. Ecco le nostre polpette pronte, andiamo alla prova dell'assaggio. Ecco le nostre polpette, andiamo a prendere una. Veramente buone, fatele!